Ciao a tutti, Alessandro Storie di Mieli, e cosa facciamo? La nostra avventura biodinamica continua. C'è stato il corso, che poi non terminerà mai nella vita, e la nostra prima pompa per irrorare, per distribuire i famosi preparati biodinamici. Che bella quella. Tra qualche giorno cominceremo subito col famoso cornoletame o preparato 500, addirittura K per i più sofisticati, e una bella pompa a spalla nuovissima in, come si chiama questo metallo rossiccio rosino, che sarà forse anche tanto buono per cucinare? Non questa, rame. Una stupenda pompa in rame appena arrivata. Siamo addirittura in due amici che cerchiamo di collaborare e aiutarsi tra di noi. Guardate, ma chi c'è qua specchiata? Ah, e qui chi c'è? E qua c'è papà. Mamma. E questo, ragazzi, è il vostro futuro. Esatto. Questo è, ragazzi, il presente di papà e mamma e soprattutto il loro futuro. La biodinamica è un qualcosa che ci ha appassionati, stregati. Qui ci vorrà un bel filtro. Ah, c'è il filtro, perfetto. Ragazzi, questa è un'avventura bellissima, è un'avventura, il filtro va sistemato, è un'avventura bellissima, un'avventura di vita, è un'avventura per una vita migliore. Bene, bravo marito. Più consapevole e soprattutto legata, alla madre, come diciamo noi, alla madre terra e alla cacca buona, ormai diventa il nostro slogan, la cacca buona e utilizzata bene. Ne abbiamo già una discreta scorta in cantina e siamo pronti, di qui a pochissime ore, pochissimi giorni, a dinamizzare, vedrete di cosa si tratta, e irrorare il nostro terreno, intanto il nostro piccolissimo paradiso, con questi bellissimi preparati e soprattutto col nostro cuore e la nostra concentrazione mentale, e che il cielo senti. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao, ciao, bimbe belle. Quella è il vostro futuro meraviglioso. Con mamma e papà.